Laura Troia, cerchiamo di capire i meccanismi innescati dalla paura e dalla scarsa credibilità della nostra classe dirigente. Laura Troia. Schitt mani a guette venti, besaute sich das weiss, fammi da iscolo uoche. Questo signore si chiama Martin Horat, prevede il meteo osservando le formiche. Nello spot invita i turisti ad andare a sciare in Svizzera. Ti hende un pranco e ne sciiram fuori. Da hende jetzt nur Englisch, Französisch, Italienisch. Eppure le formiche italiane che in questi mesi varcano il confine non lo fanno per la montagna, come questo imprenditore che sta pensando di spostare soldi e attività nel Canton Ticino. Io sto cercando, come tutti gli altri, di proteggere me, la mia famiglia e i miei interessi. Però lei ha visto sui giornali le foto degli imprenditori, gli appelli degli imprenditori che invitano a comprare per esempio i titoli italiani. Lei non si sente, non si vergogna un po'? Io non mi vergogno assolutamente. Quante sono le multinazionali in Italia che portano i loro utili, diciamo così, legalmente in Lussemburgo piuttosto in un paradiso fiscale. E allora poi mi vengono a dire a me, tu non devi cercare la tua opportunità. La Svizzera dove l'ha incontrata la prima volta? Cioè l'ipotesi vera di venire qui, di prendere... La Svizzera un po' da alcuni blog, andando a fare delle ricerche sulla rete, sì. Il blog in questione è Mercato Libero, è da lì che questo signore parla alle sue formiche. Il risparmio di una vita va protetto e difeso con le unghie, visto che è un risparmio onesto, dove sono state pagate tutte le tasse, mentre ci sono delle agenti, io le chiamo le cicale, che si sono indebitate, il sistema gli ha permesso di indebitarsi e oggi sono ancora oggi a capo di imprese e di sistemi e ancora oggi ci vogliono sfruttare. Allora lei si difende andando in Svizzera, portando persone che vanno ad aprire conti correnti nelle banche svizzere, cioè si fida di più delle banche svizzere. Mi fido di un paese democratico, mi fido della Svizzera, mi fido di paesi che hanno i bilanci sani. Paolo Barrai da più di un anno usa il suo blog per organizzare quelle che lui chiama gite a Lugano. Organizzo durante la settimana degli appuntamenti presso un istituto bancario e c'è un incontro. Quante persone alla volta? Ogni giorno, ogni settimana, ma dipende, 4, 5, 8. Sono persone normali. Cioè, settimana scorsa è venuto un panettiere da Bologna, è venuto un farmacista da Bari. E quanto versano? Parliamo di 100.000 euro. Queste le chiamo operazioni di delocalizzazione del risparmio, giusto? E di gruppo d'acquisto. Tu hai una casa, hai una famiglia, hai un lavoro, hai magari il negozio, non puoi avere anche tutti i risparmi, tutti, dicevo, in un paese che comunque soffre di una grave crisi congiunturale. Lei non crede di fare un po' di allarmismo così? Non è allarmismo, ma è consapevolezza della situazione. Tutte le banche italiane hanno perso almeno il 90% del loro valore a partire dal 2007, il 90%. Comunque uno pensa, vabbè, gli evasori normalmente vogliono aprire un conto in una banca svizzera. Assolutamente no, perché le persone firmano un contratto in cui rinunciano al segreto bancario. Lo Stato italiano ha accesso a tutti i dati di queste persone. E allora perché tenerli qui e non in una banca italiana? Per evitare, solamente per il rischio di default euro 1, euro 2. Solo questo? Sì. Non è che in questo momento qui è anche gente che ha paura della patrimoniale, del prelievo forzoso? No, perché non evitate la patrimoniale se andate in Svizzera. Assolutamente no, perché è un conto dichiarato, è un conto alla luce del sole, verrà tassato come verrà tassata la casa New York. Finora tutte le patrimoniali che ho visto hanno colpito solamente una fetta di categorie. Le patrimoniali vanno fatte su tutti i beni di un individuo, compreso il conto in Svizzera. Dunque Barrai non si occupa di conti coperti dal segreto bancario, ma proprio su questi, che sono tantissimi, ci racconta una cosa molto interessante. Chi pensa ancora che la Svizzera sta attirando capitali di evasione non ha capito nulla, perché basta vedere gli accordi che ha fatto lei, la Svizzera. L'Italia non li ha fatti, che è molto grave e fa pensare che l'Italia ami ancora gli evasori. Barrai sta parlando degli accordi di Rubik. In pratica la Svizzera mantiene la privacy dei propri clienti. In cambio Regno Unito e Germania riescono a incassare una tassa su quei patrimoni. E non è poco. Quanti soldi ci sono italiani in Svizzera? Ieri un giornale parlava di 130 miliardi, io dico 400. Quanto ci arriverebbe se facessero un accordo Svizzera-Italia? Sono 120 miliardi, signori. 120 miliardi. E non c'era bisogno neanche della manovra di agosto. Quella che ci ha fatto... siamo diventati la barzelletta d'Europa per quella manovra, no? Però non è che fate il gioco della Svizzera con questo discorso dell'imminente fallimento dell'Italia. Alla Svizzera conviene, la gente si spaventa e porta i soldi qua. La legge di Darwin dice che vince chi è forte. Se la Svizzera è forte attira capitali, se l'Italia è forte attira capitali. Meglio portare fuori i soldi, così se succede una svalutazione, noi ritorniamo in Italia e ci compriamo pezzi d'Italia e evitiamo che se li compri la grande speculazione mondiale, vedi Goldman Sachs.
Dice, se la barca affonda non è colpa mia che salto dalla barca. Sono un eroe. Se non ci fossero state le scialuppe sul Titanic sarebbero morti tutti. Qualcuno si è salvato. Io sono per... vorrei salvarmi. È tardi. Il blogger deve andare dai suoi clienti. A noi resta un dubbio. Ha ragione chi dice che questo spot non parla solo agli sciatori. Permette, Wallace, ma visi, Nate.